Allora, oggi vi faccio una guida come installare un sistema operativo su System, con System Pack. Vi faccio vedere subito come funziona tutto quanto. Chiudiamo la schermata. Allora, faccio vedere subito come funziona. Allora, prima di tutto bisogna preparare l'hard disk per l'installazione del nuovo sistema operativo. Allora, andiamo su Strumenti Sistema, Gparted. Prima la password. Adesso facciamo una clonazione perfetta di questo sistema operativo su un altro hard disk con System Pack. Faccio vedere alcune funzioni, una delle tante funzioni che ha System Pack. Allora, andiamo. Ecco l'hard disk esterno. Questo ha due partizioni, vedete, due hard disk. Questo, creiamo questo. Qui c'è una distribuzione Ubuntu. Poi faccio vedere in dual bot. Anche in dual bot possiamo, con System Pack possiamo avviare il sistema operativo. Qui c'è un FAT32, smonta, c'è solo una partizione dati ma non c'è niente. Mi faccio una partizione per installare questo sistema operativo qui. Allora, creiamo la nuova partizione è extra 4, vedete? Guarda quanti fili di sistema si trovano. Noi facciamo X4. Già preparata, aggiungi. Il pulsante verde è applica. Questo è Gparted. Il migliore che esiste delle partizioni per formattazione dell'hard disk, per creare partizioni. È il miglior software che esiste attualmente nel mondo. È Gparted. Il più usato anche per recuperare i dati persi in un hard disk. Gparted è in grado di recuperare tutti i dati persi e ripristina tutti i dati, come fa ad esempio la finanza, riesce a tirare tutti i dati. Dobbiamo fare anche una partizione di swap, quindi ridimensione e sposta. Vediamo 3 GB. Dimensione applica, dobbiamo sempre applicare le modifiche. Possiamo fare anche 2 o 3 volte, però sembra meglio una cosa per volta. Ecco, applicato. Adesso controlla tutto quando sei a posto. Poi facciamo anche la partizione di swap, perché ci chiede swap nuova. Partizione primaria, ci sta anche la partizione estesa. No, non ci serve la partizione estesa, facciamo solo la partizione primaria. Questo è quello dei Windows, NFTS, vedi? Invece facciamo Linux swap, partizione swap. Applichiamo le modifiche. Ecco qua. Ecco nuova partizione. Poi avete, vedete, qui ci sono già i dati, vedete, ci sta un sistema operativo, c'è una distribuzione di Ubuntu, vedete, già qua ci viene, c'è tanti dati, guarda, è pieno qua, vedete dove è l'ombra, si capisce quanti dati c'è. Questa solo invece è vuota, vedete, non c'è niente, c'è solo questa righetta, sarebbe lo spazio che occupa la formattazione. E la mettiamo, possiamo mettere com'era? Allora, possiamo mettere, guarda, facciamo vedere una cosa. Allora, possiamo mettere un altro qua. Lo mettiamo qua, guarda, lo mettiamo, spostiamo. Allora, com'è che si... Allora, la possiamo mettere di qua. Un attimo, com'ero... Ecco qua. La possiamo mettere di qua, quindi dopo faccio vedere se perché. In questa parte, ad esempio, vedi? Posso fare anche in questo modo. Torniamo di qua. Adesso... abbiamo System Pack. Ecco qua la password. Ecco qua, noi possiamo fare quante cose possiamo fare. Noi installiamo il sistema operativo, possiamo copiare il sistema operativo, installare il sistema operativo, il modello live, creare il modello live, sempre come un nebotino di modello live su PNSB o su un hard disk esterno, riparare il sistema, aggiornare il sistema, oppure escludiamo qualche cosa. Ad esempio, se dobbiamo dare un amico qualche cosa, una persona, qui ci sono tutti i programmi, ad esempio c'è Google Chrome, Firefox, andiamo su Firefox, se lo troviamo. Ad esempio Mozilla dovrebbe essere HG Mozilla, ecco, vedete, selezioniamo Firefox, possiamo togliere le password, capito, se dobbiamo dare un'altra persona, altre persone, capito. Invece se è per noi, se una cosa è per noi, non c'è bisogno di togliere le password e anche le impostazioni, tutto quanto. E
Ma è quasi meglio gli sfogli animati per sicurezza. Allora. Meglio che togli quelli animati. Non gli fa niente male, però non lo so. Io voglio essere più sicuro, ma non succede niente. Devo, riparte il sistema operativo con sfondo animato, che qua c'è già un PC. Non mi, voglio provare su un PC più lento e quindi mi dà un po' problemi sfondo animato. Questo vuol dire bene. Ecco, clicchiamo su sistema installa. Allora, qui guarda, è semplice. Lo metto il nostro nome, un nome, quello che volete. Nuovo nostro, pure un nome da PC. Di nuovo. La password, di nuovo password, qui lasciamo vuoto, questa è per la password di root, non conviene. Poi next, allora qui dobbiamo trovare l'hard disk, dovrebbe essere questo l'ultimo. Da 111 c'è due partizioni, dovrebbe essere SDC2 e SDC3, adesso vediamo subito. Ecco perché l'ho lasciato qui. SDC2, Linux Swap, SDC3, vedete? Eccolo qua. Perché SDC è 74,99 GB, qua c'è 75. 74,99 GB, eccolo qui, questa qui. Per non sbagliare, quindi meglio controllare sempre, capito? Sempre, allora. Punto di mount, last bar, slash, applichiamo le modifiche, vedete qua, ecco qua la slash. Poi sulla partizione di swap, clicchiamo qui. Punto di mount, swap, andiamo avanti, sarebbe RAM virtuale che aiuta, se ha poca RAM. Ecco, 2,96 GB, quasi 3 GB di swap. Abbiamo applicato le modifiche. Ah, prima di tutto voglio farvi vedere, prima di far partire il video, allora vi faccio vedere dove si trova il System Pack, l'avevo già preparato. Questo è il sito, come installare System su Ubuntu 18.04. Dovete andare in questo sito, che System Pack nel 2016 è stato abbandonato, è stato sostituito da altri software simili a questo su Ubuntu e molto più nuovo di grafica. Ecco, questo vedete, si vede il vecchio, però per me è più funzionale questo. Ecco, tanti sceglie ancora, va cercando System Pack perché magari quello di nuovi software è diviso in due parti, magari c'è bisogno di due software per tutte quelle funzioni, e questo invece con un software solo fa tutte queste funzioni, è bellissimo. Qui c'è scritto ad esempio che non è più sostenuto, se voi fate installa System in tutti questi repository, dice guardate che qua giù, basta che leggete, c'è scritto impossibile trovare il pacchetto, dice impossibile, allora dovete fare aprire la chiave, dovete andare qua, qui dovete copiare e incollare da qui in poi il nuovo repository dove c'è questo software, cosa qua con il terminale, copia e incolla. Lo stesso un ordine applicato, fai anche questa, qui c'è su un'altra chiave, copia e incolla, poi sudo pt/uptade, sempre aggiorna pacchetti, uptate, sudo e questo qui, installa, non ci mette, qui c'è ancora un errore, mi ha detto un ordine, questo qua il terminale, ma dice, si dice, ma in parte mi ha consigliato che era sbagliato, la non ci mettete, dovete scrivere sudo pt install, senza la sistema, questo è un errore che ha fatto quello che ha scritto qui, e vi si installa sistema, quello io ho fatto così, e quindi eccolo qua, questo è il sito ufficiale, eccolo qua, vedete come installare sistema su Ubuntu 18.04, potete trovare questo qui che spiega tutto quanto, e quindi riprendete il sistema dopo di avercelo, eccolo qua. Poi qua una volta fatto qui abbiamo visto tutte le modifiche, una cosa importante, così se fate next andate avanti, vi si installa il sistema operativo senza dati, come quando avete scaricato la prima volta sul browser, quindi non avete tutte queste configurazioni, tutte queste personalizzazioni, effetti gombits, tutte queste cose qui. E allora cosa dovete fare? Dovete spuntare questa voce qui, vedete? La sfera uso e configurazione, tutte le file in pratica, vedete? Mettete spunta qui, poi cliccate next. E ora start, poi vi faccio vedere alla fine come è andata a finire. Aspettiamo che arrivi alla fine e ci vediamo alla fine, quando ha finito tutta l'installazione. Qua adesso accendiamo il PC con l'hard disk esterno. Allora, vedete c'è Ubuntu, questa è la prima. Noi abbiamo installato questo qua, Ubuntu 18.04 LTS, questo qui, per ricordare prima. C'è sul PC, c'è Windows 7, infatti io sto usando un hard disk esterno, se non lo posso toccare tanto che poi già come si stacca i contatti, eccolo qua, con la 120 giga di prima.
Quindi dobbiamo selezionare la seconda riga. La prima, te devi ricordare, c'era un altro Ubuntu, ve l'avevo detto. 18.4 LTS, questo qui. Adesso dovrebbe partire Ubuntu, quello che ho installato con System Pack. Ecco, sta partendo. Mettiamo in pausa, il primo avvio ci mette forse più di un minuto. Ecco, si sta preparando, anzi, ci ha messo meno di un minuto. Pensavo ci metteva di più. E tutte le configurazioni rimane come prima. Ecco, vedete? Eccolo qua, vedete la spada di cloche. La stessa pasta, le stesse cose, gli stessi dati, oh. Eccolo qua. Si è avviato. In un minuto, vedete? E quello è prima, vedete? Eccolo qua. Vedete? Ecco. Torniamo qua. Ecco, lo schermo è un po' diverso, ho bisogno della risoluzione di schermo. Ogni PC ha la risoluzione di schermo, vede le scritture non è precise. Questo PC è un pochetto più stretto. Vedete, guarda, ecco. System, eccolo qua. Poi, gli stessi programmi prima, vedete? Questo è quello di prima, vedete? Mettiamo i fondi animati come prima, ecco. Perfettamente clonato. Ridoliamoli. Adesso sono hard disk esterno, un bolletto un pochino più lento. Vedete, un pochetto più appiccicato lo schermo, è diverso. Dopo, nella risoluzione di schermo, devo fare un'altra risoluzione, devo fare, perché ogni piccione ha la risoluzione, devo fargli una risoluzione diversa finché non vedo che tutto combacia bene. La cosa precisa deve essere. Ecco qua, ci vediamo al prossimo video. Ecco qua, più o meno ho spiegato come funziona il sistema, che è un software meraviglioso.